Sono Carlo Alberto Redi, 69 anni da compiersi, sono professore dell'Università di Pavia, insegno zoologia il primo anno e una cosa difficilissima, molecular biology and genetics in una laurea in lingua inglese. In realtà insegno qualcosa tipo embriologia. Mi laureo grazie al Collegio Bisieri, se no avrei dovuto andare a lavorare, e una volta laureato riesco ad avere subito una borsa di studio per andare in Olanda e dall'Olanda alla Germania. Beh, direi che mi è andata molto bene e mi sono molto appassionato a questo lavoro. Beh, di fondo è stata una maestra, Maria Gabriella Manfredi Romanini, che era la mia docente da un lato di citologia e sapeva affascinare perché ti entusiasmava su come era fatta la cellula. E poi, grazie a lei, il fatto di essere andato un po' in giro in Europa, sicuramente Ernesto Capanna, un grande professore di biologia evolutiva, ed Alfred Gropp, che è stato un grande maestro tedesco per me, nello studio in laboratorio della embriologia sperimentale. Sicuramente queste persone mi hanno molto influenzato nella capacità di trasmettere quell'inquietudine, quella passione, quel desiderio di conoscere e di non essere mai sazi, cioè in realtà di darti quel senso che ti mangia l'anima del volere andare avanti, andare avanti, andare avanti, per provare quell'ebbrezza di quegli avanzamenti nelle conoscenze scientifiche che realizzi quando un esperimento ti riesce. È pura gioia proprio, si sente l'inno alla gioia, si sentono musiche celestiali e veramente è un lavoro che appassiona. Oggi la differenza la fanno persone che condividono questi valori, cioè che ti rendi conto hanno un senso di generosità nel trasmettere alle generazioni, insomma ai ragazzi più giovani, agli allievi, questo senso di avere in testa un approccio alla vita, al chiedersi cos'è oggi l'essere sul pianeta Terra, l'essere generosi, il capire, gli ascoltare gli altri, valori importanti.